Bentornati sul canale. E niente, come avete visto un pochino all'inizio del video, oggi voglio girare un piccolo vlog. Quindi vi ho fatto vedere le mie pulizie del giorno e quello che ho preparato. In questo video abbiamo iniziato appunto con le pulizie che faccio giornalmente, quindi le normali pulizie, quella del bagno, quello dei pavimenti. Queste qua sono le pulizie, quelle lì giornaliere, diciamo così, quelle più leggere, non quelle lì quando vai a passare un pochino tutte le varie cose in più, quando vai a pulire più in profondità. Queste erano appunto le mie pulizie, quelle là giornaliere, quelle là normali. Come avete visto, per i sanitari del bagno utilizzo i comodi pannetti imbevuti, quelli sono disinfettanti e igienizzanti e mi trovo abbastanza bene. Oggi invece di passare l'aspirapolvere, ho fatto i pavimenti, quindi ho spazzato i pavimenti con la normalissima scopa. Vi devo dire la verità, quando faccio le pulizie molto presto al mattino, infatti erano le 6, per non svegliare il bambino che sta dormendo, al posto dell'aspirapolvere preferisco appunto tornare al sistema manuale e passare la scopa. L'aspirapolvere è comodissimo, però per non fare rumore si fa questo ed altro. Il bagno, l'aspirapolvere in bagno non vado bene a passarlo perché appunto ci sono troppe strettoie, e quindi il bagno normalmente, anche perché è piccolino, normalmente utilizzo la scopa appunto e lo straccio per il pavimento. Nel bagno devo dirvi la verità, con la scopa a vapore riesco anche, però spesso e volentieri preferisco utilizzare anche per il bagno appunto lo straccio con il mocio per passare a terra. E adesso vi lascio alle pulizie, poi vorrei preparare insieme a voi anche il pranzo, una ricetta facile e veloce fatta appunto con le melanzane. Ci vediamo dopo.
melanzane a funghetti. Aggiungo uno spicchio d'aglio schiacciato e lo aggiungo direttamente insieme alle melanzane. Poi ci metto un po' di olio d'oliva. Pizzico di sale. Un pochino di pepe, adesso li andiamo a friggere. Facciamo soffriggere un po', poi dopo ci andremo ad aggiungere le altre cose. E si sono ben insaporite col sale, pepe e l'aglio. Andiamo a mettere i restanti ingredienti. Che sono un po' di passata di pomodoro. Io utilizzo la Mucchi, un po' di passata di pomodoro. Acqua, l'acqua dobbiamo mettere un paio di bicchieri d'acqua, poi dipende dalla grandezza del bicchiere, un paio di bicchieri d'acqua. Aggiungiamo per finire qualche fogliolina di menta fresca e qualche foglia di basilico fresco. Questi sono tutte aromi menta e basilico che ho fuori sul patio. Ecco qua, mettiamo il tutto. Poi logicamente, se ce ne sarà bisogno, eccole qua le nostre melanzane che cuociono. Adesso vado a coprire con un coperchio e aspettiamo che siano cotte. Ci metteranno 10-15 minuti per essere cotte. Logicamente, se non vi piace la menta, se non vi piace il basilico, oppure se vi piace, non so, un po' di prezzemolo, qualche altra erbetta aromatica, potete aggiungerla tranquillamente. Adesso finiamo la preparazione delle melanzane, poi vediamo alla fine, quando saranno cotte. Se serve, possiamo aggiustare, ancora con un po' di sale, un po' di pepe, quello va a piacere. E le mie melanzane, il mio pranzo è pronto. Questo può essere mangiato sia così come piatto unico, accompagnato magari con qualche crostino di pane, anche qualche normalissima fetta di pane casereccio, ma anche del pane bianco morbido, oppure può essere utilizzata per condire una pasta. Una normalissima pasta con sugo di melanzane, ma possiamo utilizzarlo anche come contorno della carne, del pollo. Possiamo utilizzarlo aggiungendoci un po' di salsiccia a pezzetti. Possiamo preparare un buonissimo piatto unico, melanzane con salsiccia. Queste qua sono una specialità del posto dove abito, sono le famose Mulignana Sfungidiel, melanzane a funghetti.
ricetti. Questa è proprio la ricetta, diciamo così, proprio standard, proprio la più semplice, la più facile e veloce da fare. Ci avrò impiegato in tutto, fra pulire, lavare, pulire, tagliare le melanzane e cuocere una mezz'oretta. Una ricetta gustosa, economica, facile da preparare e molto molto veloce. Poi, come vi ho detto, si presta a tante cose, si presta a un contorno, si presta ad un piatto unico, si presta come condimento di una pasta veloce. E niente, ho finito di fare tutte le pulizie, ho preparato il pranzo, è venuto mio marito, abbiamo anche pranzato, ho fatto i piatti perché mi erano rimasti da fare solo i piatti. Adesso vi saluto, spero che questo mio vlog non vi abbia annoiato troppo. Io sto per uscire, devo andare a fare un paio di commissioni, e niente, adesso vi saluto dandovi come sempre appuntamento al prossimo video. Ciao!